Buongiorno a tutti, sono Giorgio Sadolfo, CEO e co-founder di Filo. Filo è una startup che opera nel settore IoT dal 2014. Siamo una startup innovativa nata all'interno del programma di accelerazione di Luisen Labs e siamo il primo investimento fatto dal Venture Group in hardware. Avevamo l'obiettivo di risolvere uno dei problemi comuni, che è quello della perdita delle cose, cioè quante volte nella nostra vita ci è capitato di perdere il portafogli, la borsa, le chiavi. Bene, di fronte a questo problema, Filo ha creato un device intelligente, un dispositivo intelligente realizzato con tecnologia Bluetooth, pensato per chiunque. Infatti, la nostra clientela dalla quale siamo partiti. E sono proprio i consumatori, chiunque può entrare su internet, andare sul nostro sito filotrack.com e ordinare uno dei nostri device. Ne abbiamo lanciati già due, uno come dicevo a fine del 2014 in prevendita, poi sul mercato nel 2015. Ne abbiamo vendute centinaia di migliaia di unità, principalmente sul mercato italiano. E poi abbiamo lanciato un nuovo prodotto a dicembre del 2017, e ridisegnato, in cui abbiamo voluto far sposare design e tecnologia per l'utilizzatore comune. La nostra clientela però non è soltanto l'utente finale, infatti noi abbiamo avuto modo di lavorare durante questi anni con migliaia di aziende che hanno scelto Filo come un regalo aziendale. Hanno cercato innovazione, l'hanno voluto cercare su un'azienda italiana che ha fatto qualcosa di nuovo sicuramente, non tanto dal punto di vista tecnologico quanto dal punto di vista anche di provare a creare qualcosa che arrivasse per il consumatore finale, che arrivasse per tutti quanti sul mercato. L'abbiamo fatto credendo che un prodotto può essere continuato a fabbricare anche in Italia. Abbiamo scelto una filiera al 100% made in Italy, l'abbiamo lanciato sul mercato e questa ad oggi ci ha ripagato. Come vi dicevo prima, le aziende anche ci cercano per due principali motivi. Uno è quello nativo, quindi prendono il nostro dispositivo, lo brandizzano, creano un loro brand identity, quindi sul dispositivo, lo regalano a clienti, a dipendenti, lo usano per fiere, per eventi. L'altra tipologia di aziende è una tipologia di aziende un po' più innovativa, quella che cerca, in qualche maniera di utilizzare la nostra tecnologia all'interno dei loro prodotti. Quindi basti pensare per esempio a un fabbricante di borse che vuole prendere la nostra tecnologia, la mette dentro le loro borse e fa diventare il proprio oggetto digitale, senza che questo nativamente lo fosse. E penso che questo sia proprio lo scopo dell'IoT. L'IoT, tante volte lo pensiamo oggi noi come Internet delle cose, Internet di ogni cosa, anche spesso e volentieri. E grazie alla nostra tecnologia noi rendiamo tracciabile tutto quanto. Questa è proprio la vision della nostra azienda di Filo, cioè noi vogliamo dare la parola ad ogni cosa facendogli dire dove è. Attualmente lo facciamo con la tecnologia Bluetooth, l'abbiamo fatta per prodotti consumer e abbiamo venduto tecnologia ad aziende che hanno esigenza di rispondere al problema della tracciabilità. Questo è Filo, questa è la nostra azienda. All'interno della nostra azienda cerchiamo di sviluppare sempre idee nuove, siamo sempre alla ricerca di tecnologie, non fermiamo mai la creatività per ognuno di noi e puntiamo sempre in alto, puntiamo nel creare nuovi prodotti, puntiamo nel creare nuove tecnologie che possano essere quelle che cambieranno la vita di ciascuno di noi un domani. E noi lavoriamo in un settore molto complicato, come sapete il tema della privacy è sempre qualcosa di veramente delicato e quello che noi garantiamo a tutti quanti i nostri utenti, siano essi aziende, utenti finali, è la segretezza del dato al 100% tramite sistemi di encryption cosiddetti end-to-end. Questo ci rende attualmente oggi unici anche nella nostra proposizione sul mercato, permette di creare design, tecnologia, sicurezza e consente a noi di creare nuove soluzioni, aprire nuovi business case per tutti coloro oggi che stanno cercando soluzioni innovative di tracciabilità sul mercato. In ultimo, sempre mi si fa questa domanda: quali sono stati i problemi di Filo, quali sono quelli di creare
una startup che fa hardware, che fa una soluzione IoT, che si rivolge a un mercato. Ma i problemi, penso io, che sono sempre un'opportunità. Cioè, da un problema possiamo imparare, possiamo cogliere quello che è l'aspetto innovativo e possiamo andare oltre. I problemi principali che sono stati in filo oggi sono quelli che il mercato, soprattutto italiano, dal quale siamo partiti, è un po' sempre restio al tema di una nuova società che si affaccia sul mercato, cerchiamo capitali, noi facciamo hardware, quindi anche le banche ti vedono sempre un po' così, non sai bene che cosa fai. Bene, noi abbiamo voluto anche sradicare questo modello, l'abbiamo fatto anche affiancandoci e credendo di andare oltre, prendendo persone che avessero grandi esperienze in tematiche anche industriali, in tematiche di innovazione, in tematiche finanziarie, per far sì oggi di creare una realtà più solida che quella di Filo. Problema fondamentale in qualsiasi startup è quella di creare il miglior team che possa portare avanti la propria società. È un problema quotidiano, è un problema di quello di prendere le sfide, accettare i fallimenti, da un fallimento crescere e andare al prossimo livello. Oggi Filo si sta affacciando su un mondo internazionale, sul mondo europeo e non, e da qui vogliamo andare avanti creando una realtà sempre più solida. Puntiamo a diventare il terzo player europeo già quest'anno in termini di Bluetooth tracking e creare nuove soluzioni di tracciabilità per chiunque. Grazie.